Come sicuramente vi ricorderete, negli scorsi video avevamo visto quale poteva essere forse la storia vera di Bunzo Bunny. In una storia avevamo visto che era una femmina, in un'altra storia invece avevamo visto che era un maschio. Questa era una di quelle storie. In questa storia si vedeva che era un maschietto. Venivano fatti svariati esperimenti con dei bambini finché i bambini non erano praticamente tutti finiti. Morivano istantaneamente ogni volta che sbagliavano a fare il gioco di Bunzo. Guardate quante morti. C'era ancora un bambino da testare e era questo bambino biondo. Questo è proprio il bambino sul quale verranno fatti degli esperimenti e che verrà trasformato poi in Bunzo Bunny. Nella storia che avevamo visto lo addormentavano e quando si risvegliava il bambino era diventato Bunzo Bunny. Era proprio diventato un coniglio. Si andava a guardare allo specchio e nell'immagine riflessa non vedeva più se stesso, ma appunto un coniglio. Ma non era l'unica storia che avevamo visto, perché ce n'era anche un'altra. E in questa storia Bunzo Bunny era una femmina super appassionata di musica. Vedete quanti strumenti? Su di lei veniva fatto un esperimento e veniva trasformata in un coniglio. Quindi adesso noi ci chiediamo: Bunzo Bunny in realtà è un maschio o Bunzo Bunny in realtà è una femmina? Oggi andremo a vedere altri video per chiarirci le idee e vedere quale potrebbe essere la vera storia di Bunzo Bunny. Se siete pronti alla visione, partiamo subito con il primo nuovo video di oggi. Questo parla di Bunzo Bunny e un po' delle sue origini, diciamo, come cattivo. Bunzo Bunny voleva stare all'aperto, correre nei campi, nel verde, e il suo amico PJ voleva farlo felice. Gli dà un morsetto nella coda e Bunzo urla, poverino. Ma vedete? Appena Bunzo si gira, PJ fa il falso santarellino. Ed ecco Bunzo che si mette a giocare con PJ, che è un cane millepiedi, quindi vuole andare a prendere il suo ossicino, proprio come un vero cane. Ed eccolo, che lo prende al volo. Bunzo e PJ sono super amicissimi. Tra gli altri amici di Bunzo possiamo vedere in questo video Kissy Missy. Bunzo le chiede se sa dov'è l'uscita e lei lo accompagna fuori. Ma non è tanto sicura. Cerca di trattenerlo, gli dice non uscire, non andare, è pericoloso là fuori, potrebbe succedere qualsiasi cosa, vedete? Gli dice no, 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 non uscire. Lui prova a tranquillizzarla, ma Kissy Missy è molto preoccupata. Sa che dietro quella porta in realtà c'è qualcos'altro. Mommy Long Legs, che lo prende, lo rapisce e gli dice bad boy, cattivo ragazzo. Adesso è il momento della punizione. Bunzo non poteva fuggire, non poteva scappare. È stato legato e adesso è obbligato a uccidere Player. Quella che abbiamo appena visto è veramente una storia tristissima. Mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace per il povero Bunzo e per tutte le cose bruttissime che gli sono capitate. E lasciate nei commenti un cuore in modo da mostrargli tutto il nostro affetto. Ma adesso guardiamoci un altro video, perché anche questo potrebbe essere la vera storia di Bunzo Bunny. Noi non sappiamo quale sia in realtà, ma guardando tante storie forse potremo provare a capire qual è quella vera. Vedete? Qui c'è Bunzo tutto insanguinato. Gli hanno fatto degli esperimenti sopra. Era un bambino e probabilmente l'hanno trasformato in un mostro, assassino. Ma lui in realtà non vuole uccidere. Lui in realtà ha ancora il bambino buono dentro di sé. È contento che Player ce l'abbia fatta e si sia salvato. Ma ecco Mommy Long Legs. Come ben sapete, Mommy Long Legs probabilmente ha ucciso Bunzo. Ed eccolo, morto, trovato da Player che se ne va. Questo video non penso sia vero, ma è l'evoluzione di Bunzo Bunny negli anni. Questo è Bunzo Bunny nel 1995, questo nel 2004. Non è assolutamente vero. Questo è un cartone animato che io conosco molto bene. Questo è Bunzo Bunny nel 2022. Abbiamo anche Bunzo Bunny nel futuro? Bunzo Bunny nel 2032. Ma è il momento di passare alla prossima storia. In questa vedete che c'è una bambina. Probabilmente è la bambina che diventerà Bunzo Bunny. Ma è caduta di sotto? C'è Mommy Long Legs, ditemi che la salva. Oh sì, sta allungando le sue braccia. L'ha presa, l'ha salvata. Voleva ucciderla? Ma vedendo la bambola diventano subito amiche. Che carine, super abbracciate. Sono diventate amiche e gironzolano insieme all'interno di questa fabbrica. Non so se questa bambina è lì per caso, se anche lei è lì per un esperimento. Però vediamo cosa succede, magari si scopre andando avanti. Cosa sta per succedere? Si sono spente le luci? Hanno rapito la bambina, credo. Cosa? L'ha rapita Poppy? Sto vedendo bene, quella è Poppy. Quindi è lei che la trasforma in Bunzo Bunny? Faceva tanto la buona e invece è lei la cattiva di tutto questo? L'ha trasformata e due ore dopo si risveglia e è Bunzo Bunny.
Quindi in questa versione Bunzo Bunny è una femmina e ora si vede allo specchio, trasformata in un coniglio. Poverina, è super spaventata, giustamente. Sarei spaventatissima anch'io se fossi diventata un coniglio. Bunzo è super arrabbiato e ha fulminato Poppy. È svenuta. Si riprende la sua foto e ora è disperata perché non può più essere amica di Mommy Long Legs. La sta cercando. È caduta la foto e Mommy la prende. Mi sa che Bunzo Bunny, l'ex ragazzina, è super gelosa e vuole fare qualcosa di brutto a Player. Si sta avvicinando super minacciosa verso Player, ma Player reagisce. Bunzo Bunny prende la sua mano del grab pack, ridacchia e gli ha tolto il grab pack. E adesso che cosa succede? Ha preso i piatti e penso che voglia uccidere Player. Ma Mommy Long Legs l'ha salvato all'ultimo secondo. E bam! Ha dato i piatti in faccia a Mommy. Oh no, mi sa che Bunzo Bunny ha rovinato tutto. Sta tornando normale, non è più arrabbiato. E piange. Mi sa che il loro bel rapporto ormai è rovinato per sempre. Iscrivetevi al canale perché questa è l'ultima storia che guarderemo oggi. Godetevela. Abbiamo un Bunzo Bunny ladro e un Huggy Wuggy ladro. Bunzo Bunny picchia Huggy Wuggy e lo porta dentro la fabbrica di Poppy Playtime. Che cosa sono tutte queste impronte? Non mi dire che le ha fatte Huggy Wuggy. O forse no? Lo lancia con prepotenza e cattiveria. Mi sa che Bunzo Bunny vuole andare a vedere chi è che ha fatto quelle impronte. Corri Bunzo! Dov'è sbucato? Non mi dire che è stato PJ a fare quelle impronte? Oh, è un percorso ostacoli! Lo ricordate questo percorso? C'è un sacco di soldi. E Bunzo, ovviamente, essendo un ladruncolo in questa storia, vuole andarli a prendere. Ma PJ interviene. Lo butta in terra. Oh oh, Bunzo riprova ad andare a rubare i soldi. Ma PJ certamente non glielo permetterà. Si è svegliato Huggy Wuggy. E come ha fatto? Aveva preso delle botte super enormi. Ha salvato Bunzo Bunny. Questa non me l'aspettavo proprio. Oh no! Gliele rende ovviamente, è ancora arrabbiato con Bunzo. Lo picchia e vuole andarsi a prendere lui i soldi, mi sa. Percorso ostacoli. Oddio, lancio di scarpe, cosa le ha lanciato? È impossibile, Bunzo non ha le scarpe, non so cosa gli abbia lanciato. Forse dei pezzi di quel parkour che stava facendo. Huggy Wuggy stava per farcela prendere i soldi, ma no! PJ l'ha fermato per un pelo. Gli ha presi Bunzo Bunny i soldi alla fine. Huggy Wuggy è ancora lì che urla, poverino. Pensi a Huggy Wuggy o pensi ai soldi? Mi sa che Bunzo rinuncerà ai soldi e andrà a salvare Huggy Wuggy. Vediamo. Ebbene sì, con una bella padellata in faccia ha steso PJ e ha liberato Huggy Wuggy. Oh oh, questa è una trituratrice. Sta triturando tutta la stanza e sta risucchiando tutto. Ce la faranno a scappare? Addirittura anche PJ sta per essere risucchiato. Oh no, PJ! Anche se PJ in questa storia era il cattivo, però povero PJ, è comunque il mio personaggio preferito. Non mi dire che adesso Bunzo Bunny sta per cadere di sotto. Ha lasciato i soldi ad Huggy Wuggy e si è sacrificato per lui. Huggy Wuggy adesso è solo, salvo con i soldi, ma senza il suo migliore amico. Scappa Huggy Wuggy, scappa! Prendi quella corda e buttati fuori da questo posto super pericoloso. Huggy Wuggy ce l'ha fatta. Corri, corri! E lì dentro c'è ancora Bunzo, insieme a PJ, che vengono triturati in mille pezzi. Huggy Wuggy, non pensarci, ora è il momento di andare via. È caduto di sotto e tutto è tenuto in mano da Daddy Long Legs. Era lui il cattivo. Ci sono ancora tantissime storie da vedere insieme, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace per vedere tutte le prossime storie. Ad esempio questa, dove Bunzo Bunny decide di salvare Poppy, che è il player di questo video, con Mommy Long Legs che guarda tutto dal suo schermo e cerca di uccidere Poppy e Bunzo. Poppy è stata catturata nuovamente da Mommy Long Legs, ma Bunzo riesce a liberarla tagliando il filo, prendendola al volo, ma rimane incastrato nella trituratrice. È rimasto tagliato a metà. È morto e Poppy è svenuta.
ma mi ha vinto. Fatemi sapere qual è stata la vostra storia preferita in assoluto e ditemi nei commenti se avete altre teorie sulle vere storie di Bunzo. Non scordatevi di lasciare un mi piace e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!